di lavoro, di attività produttive, di turismo. Sono proprio di questi giorni i dati che raccontano come la crisi Covid. Eccoci. Buongiorno, ma mi vedete o mi sentite? Basta. La vediamo e la sentiamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Un saluto ovviamente, un grande abbraccio a tutti i presenti. Per me è stato fisicamente impossibile questa mattina essere con voi alla Lamezia, ma ci tenevamo ad avviare questa campagna elettorale il prima possibile, e quindi ci saranno mille altre occasioni per vederci sul territorio, poterci guardare negli occhi, che è il modo in cui amiamo fare politica, come sapete bene. Anche io ovviamente voglio portare il mio saluto agli alleati, ad Antonio, a Matteo, a Licia, agli altri che sono in collegamento. Voglio fare un grande in bocca al lupo a Roberto Chiuto, a Nino Spirlì. Voglio salutare e mandare un abbraccio enorme ai dirigenti, ai militanti, ai sostenitori di Fratelli d'Italia, che saranno lì in sala. Insomma, siamo pronti per continuare a fare un lavoro che abbiamo portato avanti in questi mesi, mi pare, con risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Io voglio intanto dire, chiaramente ho partecipato da qui al minuto di silenzio che è stato regalato a Iole Santelli, però voglio dire che a Iole voglio dire che noi lavoreremo perché lei possa essere fiera di noi. Perché Iole era una donna libera ed era una donna che per tutta la vita aveva sacrificato tutto quello che poteva sacrificare solo per amore della sua terra, che secondo me è il modo più puro di fare politica. E per cui voglio che Iole possa essere fiera del lavoro che porteremo avanti nei prossimi mesi. Credo che in questi mesi, sia prima con Iole e poi con Nino Spirlì, si sia dimostrato quanto il centrodestra di governo possa fare la differenza. Lo dico perché, insomma, penso che quando la democrazia tornerà in Italia, anche a livello nazionale, potremo finalmente dimostrare che cosa vale una coalizione di persone libere che non stanno insieme per interesse, ma stanno insieme per scelta, e che non stanno insieme semplicemente perché c'è qualcun altro da battere. Continuo a sperare, non me se ne voglia, che il centrodestra di governo sia un centrodestra che governa finalmente senza la sinistra e senza il Movimento 5 Stelle, per riuscire a dimostrare quello che vale, come abbiamo fatto in Calabria, come abbiamo fatto in tante altre regioni, come facciamo ogni giorno in molte amministrazioni anche comunali. Abbiamo scelto una persona di grande autorevolezza, di grande esperienza. Roberto, non devo dire a voi, insomma, che percorso ha alle spalle. Io lo conosco, ho avuto modo, diciamo così, di ammirarlo nel suo ruolo parlamentare, anche per l'amore e la dedizione che ha sempre dedicato alla sua terra. E chiaramente, come Fratelli d'Italia, lavoriamo per continuare un impegno che abbiamo portato avanti in questi mesi e che ci ha dato grandi soddisfazioni. Abbiamo lavorato per tenere fermi i principi di legalità, di trasparenza, di efficienza della pubblica amministrazione, per valorizzare le risorse immense di cui la Calabria dispone, partire dalle sue specificità per garantire lavoro, benessere, sviluppo, per dare una opportunità ai tanti, troppi calabresi, soprattutto giovani, che sono ancora costretti a scappare da questa terra. Abbiamo lavorato e continuiamo a lavorare per liberare questa terra straordinaria tanto dalla criminalità organizzata quanto da una politica che pensa che quello che devi fare per i cittadini non sia garantire la dignità del lavoro, ma garantire una paghetta di Stato che ti faccia dipendere dalla politica. Noi non vogliamo calabresi e non vogliamo italiani che dipendano dalla politica. Noi vogliamo calabresi e italiani che dipendano dalle loro capacità, dal loro lavoro, dal loro merito, da quello che sanno costruire e dalla parte che fanno per accrescere il benessere della loro comunità. E per questo abbiamo lavorato ovviamente con Fratelli d'Italia. Io voglio ringraziare i nostri rappresentanti in giunta, in consiglio, per il lavoro che hanno fatto in questo periodo, soprattutto, insomma, in tema di lavoro, di attività produttive, di turismo. Sono proprio di questi giorni i dati che raccontano come la crisi Covid abbia impattato su una terra già in difficoltà come la Calabria con un -9%, e però di contro noi abbiamo avuto in questi mesi una regione
che dall'essere ultima su qualunque cosa è diventata una delle prime regioni sia per fondi erogati a sostegno delle attività produttive sia per velocità nell'erogazione di quei fondi. Quindi si può fare con un'amministrazione che sappia lavorare, che sappia far lavorare le persone, che stia al servizio dei cittadini e non al servizio di se stessa, dei politici o dei partiti che rappresentano. Questo noi lo abbiamo fatto in questi mesi, lo abbiamo dimostrato. Abbiamo dimostrato che si può fare programmazione sul tema del turismo, lavorando non su cose generiche ma su specificità. La Calabria è una regione nella quale ci sono cose che non esistono da nessun'altra parte del mondo. Ringrazio l'assessore Ortomazzo per il lavoro che ha fatto con il progetto Calabria Straordinaria, proprio per raccontare che ci sono delle cose al mondo del turismo, ci sono delle cose che tu provi solamente in Calabria, perché noi su questo dobbiamo lavorare, sulla nostra identità, in un tempo nel quale ci si vorrebbe tutti uguali, in un tempo nel quale si vorrebbe omologare tutto. La grandezza dell'Italia è data dalle sue specificità. Lo abbiamo fatto ovviamente con gli operatori del turismo e a monte di tutto continuiamo a lavorare anche per la sfida infrastrutturale. Voi sapete che questa è una grande battaglia di Fratelli d'Italia, noi da tempo ci battiamo anche per una diversa distribuzione delle risorse infrastrutturali da nord a sud. Io continuo a ritenere che il parametro della popolazione per distribuire le risorse infrastrutturali tra il nord e il sud sia un parametro ormai inadeguato. Al sud risiede il 34% della popolazione perché c'è un problema di spopolamento. Lo spopolamento c'è perché non ci sono opportunità, le opportunità mancano perché mancano infrastrutture. Se noi continuiamo a legare la spesa infrastrutturale a quante persone vivono in un determinato territorio, aumenteremo il divario. Invece la sfida è mettere la Calabria e il Mezzogiorno in condizione di competere ad armi pari. E questo anche si può fare con velocità, come abbiamo dimostrato per esempio con il ponte di Genova, e come bisogna fare anche dopo la 106 ionica con tutte le infrastrutture che mancano, infrastruttura portuale. Questa era una delle cose che Fratelli d'Italia aveva fatto anche al governo Draghi. L'Italia è una penisola, una piattaforma in mezzo al Mediterraneo. Noi dobbiamo investire nell'economia, perché il mare è uno dei più grandi che abbiamo. Investire nell'economia significa anche investire nell'economia portuale, e una anche delle altre tante battaglie di Fratelli. In Calabria ci siamo battuti per difendere le famiglie, per aiutare le fuori sede, per fare iniziative anche di sostegno ai tanti cittadini che aspettano risposte dalle istituzioni. Quelle risposte in questi momenti sono arrivate, ma è un lavoro ancora molto lungo che noi crediamo di poter fare con Roberto Occhiuto. Un ultimo cenno lo merita il tema della sanità, perché quello che abbiamo visto, sono d'accordo con quanto diceva Matteo, con quello che diceva Antonio, perché quello che abbiamo visto in questi mesi, soprattutto col balletto della gestione commissariale, è stato indegno di istituzioni che vogliano recuperare credibilità da parte dei cittadini. E voglio dire, mi pare che anche la situazione attuale con il prefetto Longo, che ad oggi ancora non ha una struttura adeguata per poter lavorare, dimostri l'attenzione da parte di alcuni nei confronti della Calabria. Noi tra le proposte che abbiamo fatto come Fratelli d'Italia c'è quella di affidare al comandante generale della Guardia di Finanza, che prese il compito di ricostruire la contabilità delle aziende sanitarie locali, perché vogliamo che ci sia chiarezza nei bilanci, perché vogliamo dire basta a quegli illeciti, a quegli interessi opachi che hanno preso soldi che servivano a difendere il diritto alla salute dei cittadini e li hanno gettati in una voragine. Vogliamo liberare la sanità dalla politica, vogliamo liberare la sanità calabrese dagli illeciti e vogliamo consentire che i cittadini calabresi possano curarsi in Calabria e che i medici calabresi possano operare in Calabria. Perché la cosa pazzesca di tutto questo è che ci sono migliaia di calabresi che scelgono altre regioni per farsi curare, per poi scoprire che in quell'altra regione li sta curando un calabrese.
e questo non si può più fare. La Calabria deve essere una terra nella quale si può e si deve avere un futuro. È un lavoro che abbiamo cominciato, è un lavoro che vogliamo continuare con Roberto Occhiuto, con Nino Spirlì, con tutti i partiti che compongono la coalizione e con Fratelli d'Italia, che da sempre è innamorata di questa terra e ha dimostrato la sua attenzione verso la Calabria. Ci vediamo presto, vi vengo a trovare presto, in bocca al lupo a Roberto e buona giornata a tutti, grazie.